7 agosto la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro celebra il patrono San Donato, la messa stazionale delle 18 in diretta su TSD. Casentino, recuperato lo stabile della canonica di San Mamante, taglio del nastro del nuovo complesso abitativo dove sono stati realizzati 4 alloggi popolari. Il vescovo Riccardo, è un'opera del sinodo, l'approfondimento a TSD Focus. L'impegno dell'associazione Migrantes per dopo scuola, lezioni di italiano ed educazione civica, prosegue allo spazio famiglia, la presentazione delle novità a Palazzo Cavallo. Estra e Confesercenti siglano un accordo per rendere più leggera la bolletta energetica delle imprese. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Si avvicina il momento per la diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro delle celebrazioni per il patrono San Donato. Il programma prevede lunedì 6 agosto alle 18 i primi vespri pontificali che saranno presieduti nella cattedrale di Arezzo dal vescovo emerito di Fiesole Monsignor Luciano Giovannetti nel 40° della sua ordinazione episcopale. Alle 21.15 è prevista l'offerta dei ceri votivi dei comuni della diocesi e alle 23.30 all'ufficio delle letture. Il giorno della festa, il 7 agosto, le celebrazioni cominceranno dalle 7 con la preghiera delle lodi, quindi fino a mezzogiorno è in programma una messa ad ogni ora. Alle 9 verrà celebrata l'ora terza nella fortezza di Arezzo, nella chiesa di San Donato in Cremona e alle 11 nella pieve di Santa Maria la messa che sarà presieduta dal vescovo Riccardo. Quindi alle 18 nella cattedrale di Arezzo in programma la messa stazionale che sarà presieduta dal vescovo Riccardo e che sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente. L'impegno dell'Associazione Migrantes per dopo scuola, lezioni di italiano ed educazione civica prosegue allo spazio famiglia, la presentazione delle novità a Palazzo Cavallo. Sostenere gli studenti nelle attività educative post-scolastiche, dare un significativo contributo all'apprendimento di un metodo di studio e diffondere una cultura dell'integrazione e dell'inclusione. Sono solo alcuni degli obiettivi promossi dal progetto del dopo scuola sostenuto dall'Associazione Migrantes durante lo scorso anno scolastico. Una bella iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che ha avuto per protagonisti 16 studenti di nazionalità italiana, marocchina, bengalese, pakistana, indiana e dominicana. Dal mese di settembre, visti gli ottimi risultati ottenuti, tutti i giovani partecipanti a giugno sono stati infatti promossi, l'iniziativa ripartirà e lo farà spostandosi dalla Casa delle Culture allo spazio famiglia. Con la scelta di superare il modello della Casa delle Culture, il soggetto gestore è Fraternita, che assicurerà da ottobre in avanti molti servizi, tra i quali quello del doposcuola e dell'approfondimento della lingua e dell'educazione civica, lingua italiana ed educazione civica. A ciò si sta aggiungendo in questo momento l'Associazione Migrantes, che curava il doposcuola, in particolare dedicato ai nuovi aretini, quindi con un'attenzione particolare alla lingua italiana e all'educazione civica, dell'Associazione Migrantes, che curava appunto questi servizi prima presso Casa delle Culture. Quindi lo schema che avevamo anticipato, diciamo che sta assolutamente in piedi: un soggetto gestore primariamente inteso che è Fraternita, la nostra ASP che è da secoli dedicata alle politiche sociali e di integrazione, e però tutti quei soggetti di volontariato, di terzo settore che vogliono dare una mano per raggiungere un obiettivo, che è quello di dare ai nuovi aretini tutti i contenuti, rafforzando il senso di appartenenza all'Italia e alla città di Arezzo. Il progetto è articolato su, in pratica è un corso di alfabetizzazione per ragazzi stranieri che hanno difficoltà di apprendimento, comunque legate alla scarsa conoscenza della lingua italiana a scuola, e quindi in pratica con i nostri volontari li aiutiamo a recuperare quelle difficoltà che incontrano durante la frequentazione, insomma, delle lezioni, dei corsi scolastici normali. Intesa tra ANCI Toscana e le cooperative sociali regionali per favorire e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. L'obiettivo condiviso è quello di individuare e utilizzare tutte le opportunità e le normative negli appalti, nella programmazione e nella coprogettazione per impiegare le persone che per storia e problematiche personali hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro e rischiano l'emarginazione sociale. In particolare nell'intesa si prevede
prevede, tra l'altro, di promuovere consultazioni preliminari di mercato per conoscere e scegliere i migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi, di utilizzare strumenti come appalti e concessioni riservate alle cooperative sociali di tipo B, di suddividere gli appalti in lotti in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. Estra e Confesercenti siglano un accordo per rendere più leggera la bolletta energetica delle imprese. Quest'anno è aumentato notevolmente il petrolio, che ha prodotto aumenti importanti del 6,5% sul gas e dell'8,2% sull'energia elettrica. Noi responsabilmente attiviamo questo tipo di convenzioni per venire incontro a categorie importanti come quella rappresentata da Confesercenti, per stabilizzare i prezzi e alleggerire le bollette per il nostro territorio. Quindi un atto di responsabilità e di vicinanza a una categoria economica che rappresenta una fetta rilevante dell'economia territoriale. Cerchiamo di avere la possibilità di aiutare le aziende in un momento in cui escono, speriamo che escano dalla crisi infinita di questi ultimi anni. I segnali non sono tanto positivi, però comunque un piccolo segnale c'è, e le bollette per le aziende sono un peso, una voce, un capitolo di spesa notevole, per cui avere la possibilità della certezza di quello che si paga e di uno sconto sul costo importante. Voi pensate a un ristorante, un bar, un'attività insomma imprenditoriale dove c'è consumo di energia costante e le bollette incidono quasi quanto l'affitto qualche volta. Le aziende semplicemente saranno contattate dai nostri incaricati, verranno presi degli appuntamenti. In base a questi appuntamenti e anche in base alle esigenze che avrà l'azienda specifica, si studierà un pacchetto ad hoc. Casentino, veniamo al nostro focus di oggi. Recuperato lo stabile della canonica di San Mamante, taglio del nastro del nuovo complesso abitativo dove sono stati realizzati 4 alloggi popolari. Il Vescovo Riccardo è un'opera del Sinodo. Vediamo tutti i dettagli nel nostro focus di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e buona visione a tutti voi. Vengono inaugurati 4 nuovi appartamenti nella ex canonica di San Mamante. Qual è l'importanza di questa giornata per tutta la comunità? È un'opera del Sinodo, un gesto di carità rispondendo alle richieste della gente, ed è molto importante che la Chiesa prenda del suo e lo dà ai poveri, a chi ha di meno, a chi non riesce ad avere casa, e lo fa in un modo molto bello perché in collaborazione con l'ente pubblico. Arezzo Casa è stata veramente molto attenta e gratuitamente ha restaurato tutto questo edificio e lo ha reso con pubblica licitazione in modo che tutto fosse fatto secondo le leggi dello Stato, però è un dono che la Chiesa sta facendo proprio come segno sinodale. Sono già stati fatti altre opere molto significative, questa è una molto concreta perché era una casa che ci apparteneva ed è stata regalata a chi aveva di meno. Credo che sia anche una storia molto importante da ricordare. Siamo in un luogo che comunemente viene chiamato Santa Mama, ma c'è una storia dietro molto bellina perché San Mamante o San Mama è un martire subaureliano della Cappadocia, cioè di quella regione, oggi Turchia, che sta tra la Siria e l'Armenia, e popoli rifugiati di quelle zone furono costretti a lasciare la loro terra e vennero qua e si portarono anche il loro santo. Il culto di San Mamante è rimasto qui vivo grazie a una presenza antica di rifugiati che sono stati l'avvio, perché in questa parte un po' singolare del Casentino nascesse un paese nuovo.
forse se lasciamo costruire i paesi di territorio, ne abbiamo tanto da ripopolare, sarebbe opportuno aprire, oltre che il cuore, anche i porti. È un progetto che come parroco ho ereditato dai miei predecessori. In questo senso vorrei citare innanzitutto il parroco di Rassina, che è Don Luca Lazzari, che ha portato lui soprattutto avanti per quanto riguarda l'aspetto diocesano questo progetto. Un progetto molto bello di questa vecchia canonica cadente che Arezzo Casa, sulla quale Arezzo Casa ha investito per l'edilizia popolare, e per noi come diocesi, come sacerdoti, è un'occasione bella e importante per rivalorizzare una struttura ecclesiale caduta in disuso. Quindi un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno lavorato, soprattutto concretamente, ecco, per lo più noi siamo stati a guardare, ecco, a pregare perché si potesse arrivare in fondo, e a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto. Siamo al termine, quindi è un intervento concluso, è un intervento importante per questa comunità per più aspetti. Il primo è perché noi diamo risposta a un bisogno, anche se le risposte sono poche, perché sono 4 alloggi, oltre a quello del parroco che è stato da noi recuperato. Ma il significato di questo intervento è anche duplice, perché interveniamo in un antico borgo, in un vecchio borgo, in un edificio che era la canonica della parrocchia, era in cattivo stato. Fra l'altro l'intervento è stato realizzato in 2 tempi, anche per le necessità dell'edificio, che era in fase ormai di deperimento avanzato, e fu necessario, quando iniziammo, intervenire sulla copertura per garantire che non avvenisse il crollo ulteriore. E dopodiché è stato un intervento impegnativo, perché oltre alle risorse della regione abbiamo messo a disposizione risorse dell'azienda e in piccola parte anche quelle del comune. È uno dei pochi casi in cui il comune si è impegnato a versare una piccola quota per assicurare la realizzazione di questi lavori. Abbiamo impegnato oltre 600.000 euro di intervento tra l'acquisto e il restauro. È un immobile che è vincolato alla soprintendenza, quindi alcuni lavori hanno avuto bisogno anche di una particolare attenzione, hanno richiesto anche più tempo anche per questo, perché quando realizziamo lavori di restauro ovviamente l'intervento diventa più complesso. E oggi lo consegniamo alla comunità, lo consegniamo ai cittadini, al comune e ai cittadini di Subbiano. E sarà subito dopo anche la consegna delle chiavi agli utenti che sono stati selezionati dal comune, dall'amministrazione comunale. È un intervento che è partito con la vecchia amministrazione, si conclude oggi e oggi facciamo questa festa. Oggi viene inaugurato, vengono date le chiavi a 4 famiglie che hanno necessità dell'abitazione. Tutti sappiamo benissimo le problematiche che ci sono sulle abitazioni, sugli affitti e sugli sfratti. Finalmente, dopo un po' di tempo, è stata restaurata la vecchia canonica e 4 famiglie possono usufruire. È un passo importante e fondamentale, oserei dire. Uno per Santa Mamma, perché ovviamente avere 4 famiglie su un borgo che si sta spopolando è importante, anche se l'amministrazione fa sforzi per poter tenere vivo questo borgo, che è un borgo storico, che ha una sua storia, una sua cultura. Avere e ricevere altre 4 famiglie per il tessuto economico, quel poco che può essere, è una situazione veramente importante, perciò è un giorno importante oggi. In questo caso si uniscono degli obiettivi positivi e virtuosi, perché riusciamo a dare un alloggio a 4 famiglie, e sappiamo quanto il diritto alla casa sia importante, perché la casa è protezione, perché la casa è sicurezza. Quindi la possibilità di dare un alloggio a chi si trova in graduatoria è una grande soddisfazione.
In più questa soddisfazione di un bisogno e di un diritto avviene attraverso il recupero di patrimonio storico, e tra l'altro in un piccolo borgo storico che così vede nuove presenze, nuova vita, e quindi anche questo è un aspetto molto positivo che va nella direzione che noi auspichiamo, proprio quello che veniva ricordato, di non utilizzare magari nuovo suolo per costruire di nuovo, ma prima di tutto provvedere al recupero, alla ristrutturazione e alla riqualificazione. Quindi oggi è un bel giorno per Santa Mamma, è un bel giorno per Arezzo Casa, per la diocesi e anche per la Regione Toscana, che ha messo a disposizione le risorse con cui sono stati recuperati questi appartamenti.